questo evento. L'emergenza sanitaria nei mesi scorsi ha parzialmente rallentato anche le adozioni al canile di Pisa Soffio di Vento, che lancia un appello. L'estate è il periodo in cui maggiormente si verifica il fenomeno dell'abbandono degli animali dal canile intercomunale di Pisa Soffio di Vento. Arriva un doppio appello, il primo a non abbandonare, il secondo ad adottare i cani presenti in canile. Nel 2017 eravamo intorno a 50 affidi, e quest'anno, nel 2020, se ne sono stati fatti soltanto 32. E questo è legato probabilmente anche alla pandemia, a problemi contingenti, però probabilmente far conoscere, frequentare di più il canile consentirebbe, e campagne come questa hanno questo come obiettivo, consentirebbe di tornare su numeri più alti. Sono qui per fare un appello. So che il periodo estivo dove maggiormente purtroppo si verificano abbandoni, cioè ogni anno portiamo decine di migliaia di abbandoni, e quindi è un periodo particolare. Però vi chiedo solo di venire al canile Soffio di Vento qui a Pisa, dove vedete ci sono tanti tesori che hanno bisogno di essere adottati. In questo caso siamo a fare un appello decisamente particolare. Esatto, parliamo di Zizitop, che è un meticcio di Molosso, ha 13 anni e desidera fortemente una famiglia. È pigro, quindi adora le passeggiate brevi, ha bisogno di pappe particolarmente appetibili, ma soprattutto ama dormire, quindi che voi abbiate una villa o il monolocale, l'importante è un bel cuscinone morbido.